E beh, mi trovo. Cari amici, siamo già all'ospedale di Mombello, al psichiatrico, al manicomio. Ecco qui, qui sono le prove. Sono le prove del nostro arrivo a Mombello. Questa è chiaramente la prova. Allora Maurizio, com'è? Siamo qui, siamo arrivati, io la terza volta che vi arrivo. Tranquillo. Sì, ma la giornata tranquillissima, perché sì, il tempo è stato c'era il temporale, allora quindi in pratica certo. Non è venuto nessun altro visitatore. No, no. Oddio, non lo so. Beh, non ne abbiamo visti, però. Comunque per il momento è qua. Per il momento comunque l'andazzo è questo, per intenderci. Sì, infatti. Questo è per intenderci sì, cosa. Qui c'erano degli ex scaffali, non so. Cosa troveremo? Sì. Questo dicono che è l'archivio. Adesso sì, vediamo l'archivio. Adesso più avanti. Bene. Sono rimasti gli scaffali. Cari amici, a tra pochissimo. Visita al cancello del reparto degli agitati che hanno abbattuto. Questo è famoso, anche se è strano, un reparto che non esiste più e forse è il più famoso di tutto il complesso. Per dire, beh, campati, no? Ciò che non c'è è più famoso di ciò che c'è. È così la vita. Bene, bene, bene. Se è possibile dire bene. Beh, è un bel posto tranquillo. Sì, sì. Ci scambiamo la videocamera. È vero, io filmo di qui. Adesso chiudo perché questo era reparto degli agitati. Era, perché è stato abbattuto. È stato abbattuto sto reparto qui degli agitati. E praticamente è rimasto solo il prato in corto. Ed è ecco, forse più famoso. Adesso io chiudo perché mi... se pareva che mi lasciavano dentro, io lo sapevo io, sì. Ci siete chiusi fuori, questo è il problema. No, noi ridiamo, ma... Cazzo, adesso inizia a far caldo, aspetta che ti riprendo. Quindi, qua vi saluto perché ho due videocamere. Ciao ragazzi, che qua è incredibile. Vuoi fare il saluto? Te la faccio io. Sì. Ci salutiamo a vicenda, tanto sappiamo come spegnere. Saluto tutte le persone che mi seguono. Saluto i cari ragazzi. E niente. Saluti e salute. Saluti, buone vacanze per chi? Perché questo video andrà ad agosto. Salute. Ecco. Salute, saluti. Saluti e chiudiamo bottega. Oh sì, cavolo. Lì c'è un pericolo di crollo. Ne vedremo tanti di pericoli di crolli. Ci sono delle bellissime piante, eh? Dicevano che il parco è veramente bello, ma è un posto tranquillo, gli uccellini che cantano, il parco, che bello. Qua andiamo veramente, guardate, anche una panchina, non manca nulla. È una mega, è un mega video registrazione questa qui. Bene, cerchiamo di montarla tutta. Io vedo che qui entrano tutti. Prima, per esempio, vi dico, abbiamo trovato dei ragazzi su... degli altri sì. Probabilmente altre persone che fanno YouTube, non so. Certo, ci facciamo le foto. Ci siamo incrociati 4 o 5, cioè, mi hanno chiesto cos'era sto aggeggio, gli ho detto. Quindi non abbiamo trovato presenze fantasmatiche, ma presenze in persona. 4 ragazzi, di cui 2 ragazze è abbastanza carini. Quindi per dirvi... le ragazze che dicevamo prima, troveremo le donne.
Beh, in qualche senso. Le donne le abbiamo trovate. In carne e ossa. In carne e ossa le abbiamo trovate. Scusate, vi faccio una foto qui. Buonanotte, ma io ho il vizio di chiudere le cose, Dio buono. Ah, di qua? Però qui c'è la passimale che mi fanno un po' di corti. C'è della gente. Sì. Meglio che ci sia della gente. Che se ci sono qualcosa. Beh, dipende chi è. Se sono dei killer. Riprendi mentre entro. Ecco cari amici che facciamo largo a entrare. Là, fuggite sciocchi. Terra. Qui dicono che si è visto qualcosa. Bene, meno male, bene. C'è. Tutto. L'odore c'è. L'odore... C'è un odore di bruciasse, di brusà. Odore. Di cosa? Di. Di fermo, di stantio. Odore di stantio. Mm. Bene. Bene, adesso scusate, prendo in mano il capo qui della storia, tutto qua. Se c'è qualcuno si può materializzare tranquillamente. Belle le palme che hanno resistito alle vicissitudini del luogo. Questo è il giardino di un altro reparto. Qui ci sono sempre le solite strisce. Cari amici, siamo ancora qua, potrei dire, posso dire al manicomio, ex manicomio, se è normale andare in visita a un manicomio, perché? Perché comunque è sempre cultura, perché è la cultura che apparteneva a noi, purtroppo nel secolo scorso, i matti che possono essere, chi era diseredato dalla società, semplicemente questo. Poi bisogna vedere cosa significa matto. Semplicemente la società non li prendeva più, non li teneva più e finivano in questi luoghi. Questi luoghi che poi furono chiusi negli anni 90 per un decreto legge, non hanno ritrovato un altro modo di far diventare qualcos'altro e sono rimaste così. Vediamo un po' la struttura. La struttura è tutta purtroppo fatiscente, anche poi prende umidità in una maniera pazzesca, quindi poi si sgretola, il problema è che si sgretola la parte proprio della struttura stessa. E dentro un po' tutto così. È tutto così. Varie stanze. Poi naturalmente andremo a visitare. Ascensore tutto bene. K2 com'è? Com'è Maurizio? Va? Sì, per andare va. Però non fa niente. E oggi si vede che c'è lo sciopero dei fantasmi. Ma guarda, oggi è un tal bel momento che si vede che hanno preso tutti il riposo. Va a sapere. Però meglio di come ce lo potevamo immaginare. Cioè, in definitiva due foto. Sì, certo. Adesso faccio le foto. Dobbiamo avere il tempo per fare ogni cosa. Due foto del cazzo, dopo. Buonanotte. Cioè,
non è che sono avuto come una cosa. Il famoso giardino dove ormai sono cresciute tutte le sterpaglie, famoso perché in molti video l'abbiamo visto e sono cresciuto, molti video di, su YouTube, sui canali video vari, e sono cresciute tante piante. Cari amici, questa deve essere una classe energetica G, perché è tutto aperto. È proprio l'inverno, adesso perché è luglio, 31 luglio 2016, domenica, da Gennaro Gelmini e youtuber Mauri Video Attualità, siamo qui al manicomio di Mombello, scherzavamo, dicevamo che la classe energetica G perché è proprio attraverso. E io direi, posso dirlo, un posto tranquillo. E come tutti i posti tranquilli, quando è troppo tranquillo, ricordatevi che c'è sempre sotto qualcosa. Grandinata pazzesca, il rumore sopra il treno della grandine. Sono picchi di grandine sopra l'acciaio del treno. Poi dicono che è normale il clima. Cosa ci sarà di così normale? Questi sono i temporali. Abbasso un po' tapparella, ma dopo non prende bene, ma qua prende tutta la pioggia. Fate un po' voi. Non voglio bagnare la videocamera, ma qua è forte, eh. Ecco, bah, chissà che cosa è normale. Que lampi!